Allora, lei è la mamma di? Emanuele della seconda B, e una cosa molto bella che ho notato di questa iniziativa veramente intelligente che avete messo a disposizione dei nostri bambini è stato l'entusiasmo, perché in un mese di preparazione a questa uscita non hanno fatto altro che parlare della gita del 1° dicembre. E allora la mia domanda naturale da mamma è stata all'inizio, prima di sapere tutta la situazione e lo svolgimento della giornata, è stata dove andate di bello? E mio figlio come se fosse andiamo a New York, ma fuori il cortile della scuola, però facciamo la merenda, facciamo gli alberi, abbracciamo. L'entusiasmo, che in questo periodo pandemico, poverini, 2 anni chiusi dentro casa, l'entusiasmo un pochino era venuto a mancare. Quindi questa è stata veramente. Come vedete ci siamo commossi, ci abbiamo tutti e tre i cicotti, quindi insomma. Beh, c'è qualcos'altro che vuole dire su questa esperienza? Cosa ne pensa se potesse essere estesa magari proprio in più occasioni in questa scuola e altri? Non so. Sicuramente sì, i nostri bambini sono comunque dei bambini privilegiati perché stando in campagna hanno un contatto diretto con la natura. Chi di loro ha la fortuna di avere nonni comunque ha l'orto, qualche animale, quindi i nostri sono bambini privilegiati. Però un'organizzazione del genere, un'esperienza del genere andrebbe allargata a tutti i bambini delle scuole magari in città che non hanno la fortuna dei nostri bambini, non hanno la gioia di comunque aver passato il lockdown in giardino o comunque nell'orto con i nonni o comunque uscire a fare una passeggiata all'aperto. Ci sono bambini che hanno sofferto veramente perché magari hanno fatto il lockdown in 50 metri quadri di casa con i genitori, quindi Certo. bene, andrebbe estesa assolutamente sì a tutte le scuole. Ok, ringraziamo la mamma. Siamo venuti a A imparare. Però dopo imparare. non ci vediamo. In che senso imparare? Imparare che cosa? Ad ascoltare la natura, immagino. A divertirci. Però per noi è tutta una sorpresa, quindi adesso vediamo come si sviluppa la giornata. Aspettative? Aspettative che i ragazzi comprendano di più quale sia il loro ruolo nella natura, forse. Per me questa è l'aspettativa più importante. Visto che ieri abbiamo fatto cambiamenti climatici, vediamo un attimo se loro riescono a calarsi all'interno di un parco dentro la natura piuttosto che rimanere all'esterno, al di fuori di tutto.